Come ci si sente? Cioè, perché lo chiedo da regista, come ci si risente? Ci si sente a vedere un film dopo 45 anni che lo si è fatto? Terrifying. È terrificante. So much water under the bridge. Passata tanta acqua sotto i ponti. I think looking back, I was very lucky. I used up most of my professional luck in my 20s, when I was just 29 when I made the film. But I was thinking more about, I don't know if there are people in the audience of that age who are trying to make films now, but I think there are ways. Allora, io so di avere, devo dire, mi rendo conto di aver usato, sono stato molto fortunato, ho usato buona parte della mia fortuna quando avevo 20 anni, quando ho fatto questo film ne avevo 29, e, però insomma se ci sono, non so, ci sono fra il pubblico persone più o meno di quell'età che vogliono fare il cinema, insomma le possibilità ci sono. And while I was having supper, I wasn't thinking about the film, I was thinking about how now would you find a subject to make a film about? E mentre facevamo, mentre cenavo, stavo pensando non al film, ma adesso come si fa a trovare un buon soggetto per fare un film? So don't touch fiction. Quindi non toccate la finzione. Documentary is easier. Il documentario è più facile. And then yesterday I went to your museum, the Carrara. E ieri sono stato all'Accademia Carrara, al vostro museo. And a lot of the Virgin and Child. E ho visto un sacco di mi è piaciuta la Vergine con il bambino. And I was struck, it's not a subject I know anything about, but I quite like the hustle. I was struck by the kind of psychological play in these paintings, and there seemed to be a lot of passive aggression. E diciamo che non è un soggetto su cui so moltissimo, ma ho questa ho avuto questa sensazione del gioco psicologico di questi dipinti, che ci sia una sorta di come dire, di passività aggressiva. So a big subject, quite easy to sell. Quindi un grosso soggetto, facile da vendere. Quite a lot of artistic institutes. I've never made a film before, but documentary. E quindi molti istituti artistici, non ho mai fatto un film, però magari dei documentari sì. And there's the whole church's fear of sex, so you have a virgin birth, so you can get interesting people to talk about that. I mean, we're halfway to financing it already. E poi c'è appunto, ci sono vergini col bambino e un po' di sesso, insomma si trova un po' di parecchie possibilità di avere finanziamenti. So if anyone wants to steal the idea, feel free. Quindi se qualcuno vuole rubare effettivamente queste idee, fate pure, tranquillamente. Ovviamente, come hai detto prima, la musica è prominente in questo film, ma io trovo che ci sia uno straordinario lavoro sul suono. Yeah, the sound was good and the music, I mean it's a silly story, but I think there were two things that I wanted to do with the film. One was landscape and weather, a little bit about what we were wearing then and how things looked. And also the music we were listening to, which just didn't happen in films. Now, music rights are very expensive. You know, and today you couldn't make radio on with how much it would cost. But in those days it was possible to do a deal with the artists. E allora c'erano due cose che volevo fare nel film, che erano avere a che fare con il paesaggio e il tempo meteorologico e appunto con la musica. Ora dovete tenere presente che lavorare con la musica non è facile, perché i diritti musicali sono estremamente dispendiosi e costosi. Oggi non sarebbe possibile fare un film come Radio On, però al tempo era possibile riuscire a fare un accordo con un artista. So, for example, with David Bowie, Keith Griffiths, the producer, had in fact
manage David Bowie when he was still David Jones, and Keith used to do a light show for Jimi Hendrix, so it wasn't difficult to. And then we said, okay, we pay you £50 a track. E, per esempio con David Bowie, il produttore era stato il manager di David Bowie proprio agli inizi, per cui non è stato difficilissimo arrivare a lui e fare un accordo con lui, ci siamo messi d'accordo per 50 sterline a pezzo. And then with Kraftwerk, we didn't have any contact, but I became the world's worst music journalist simply in order to interview Kraftwerk. And then at the end I said, okay, here's the film, maybe you can give us at least 3 tracks for no money, and that happened again. 30 years later, when I tried to contact them again about another film, you couldn't get near them. They were ring-fenced by lawyers. E con il Kraftwerk, per entrare in contatto con loro, io diventai il peggiore giornalista musicale che ci potesse essere per poter entrare in contatto con loro e intervistarli, e poi alla fine dissi, insomma, questo è il film che sto facendo, mi piacerebbe avere la vostra musica, ma per cercare di avere qualche pezzo gratuitamente, e ci riuscii. Poi 30 anni dopo ho cercato di ricontattarli, assolutamente impossibile, ormai c'era proprio un blocco. And then as for the rest of it, I really wanted Reckless Eric's Whole Wide World, which was Stiff Records, so we met David Robinson, who managed Stiff, which was a very lively independent company, and he said yes, but he also said, would we use Lena Lovitch, because he was trying to break Lena Lovitch at the time. He said, yeah, okay, maybe. But maybe in exchange we can take your whole catalogue and just go through it, and in the end £50 a track for un'etichetta con, cioè abbiamo lavorato con questa etichetta che si chiama Stiff Records, che era un'etichetta estremamente vivace, che appunto aveva della musica molto interessante, e riuscimmo insomma a fare in qualche maniera un accordo con il direttore appunto dell'etichetta, e riuscimmo ad avere accesso al catalogo per poter utilizzare tanti dei loro pezzi. Aggiungo una cosa anch'io. Erano tempi così davvero, nel mio primo film c'è una canzone di Tom Waits che non abbiamo pagato, ma che Tom Waits ci concesse perché c'avevo un amico comune con lui, una telefonata si faceva, adesso è del tutto impossibile pensare a queste robe qua. Ma invece, parlando ancora della musica, Sting, come finisce in questo film? The Sting question. We didn't know at the time what he was going to turn out to be. His band hadn't broken at the time. He had a very, very pushy acting agent who was trying to get him work in film. He'd done some advertisements for Brutus Jeans, which was not a very cool brand. His agent wanted him for the lead. I met him, and at the time the part he played didn't exist in the film, but again, the hustle, I thought, this guy's going to be a star, use him, find a part for him, and that's what happened. E allora, al tempo non sapevamo ancora assolutamente chi sarebbe diventato Sting, a livello musicale non era ancora così conosciuto, ma aveva invece un agente estremamente pressante per cercare di farlo entrare nel mondo cinematografico come attore. Aveva fatto una pubblicità per una marca di jeans non particolarmente famosa decisamente, e, però insomma l'agente avrebbe voluto che io gli dessi la parte principale. Questo non era possibile, però io mi dissi, boh, magari questo potrebbe diventare famoso, ma troviamo una parte per lui. La parte che lui interpreta effettivamente inizialmente non c'era, l'ho inventata per lui. That said, it's one of his best performances, which is entirely down to direction. E a parte questo, è una delle sue migliori performance in un film, e questo è assolutamente tutto dovuto alla regia, chiaramente, al regista. And just to finish the story,
We were supposed to film over one day, which we did. It was very, very cold, and we didn't finish. So we had to come back the next weekend on the Sunday, which was our day off. So the whole crew was really pissed off. And the two Germans, Martin Muller, the sound recordist, and Martin Schaefer, the DOP, came up to me. It was a really cold day, and it was horrible. And they said, oh, we think it'd be a really good idea if Sting sang Three Steps to Heaven by the petrol pumps at the end. And I was thinking, yeah, it's 4 o'clock. God, I want to go home. I said, this is a really awful idea. And then they said, no, it'd be really good. And I thought, well, all right, we'll do it just to keep the crew happy, but I needn't put it in the film. Solo per finirvi la storia, dovevamo girare tutto in un giorno, era una giornata freddissima, non riuscimmo a finire, dovemmo tornare tutti con tutta la troupe la domenica, che in teoria era il giorno libero, per cui la troupe non era per niente contenta. I due tedeschi che io avevo sul set, che erano il direttore della fotografia e il responsabile del tecnico del suono, e mi dissero: ma perché non facciamo suonare a Sting, gli facciamo cantare Three Steps to Heaven? E io non ero tanto convinto dell'idea, ma alla fine l'idea piaceva, e anche per fare contenta la troupe abbiamo fatto effettivamente questa canzone. And in the end I put it in for the main actor because I felt sorry for him, because he'd had 2 weeks filming where he'd had nobody to talk to, or people shouted at him. He didn't have any kind of interaction with anyone at all, apart from a hairdresser, I think. So I thought, well, maybe for David I'll do it. And I should say, I think that his performance, which I hadn't realized at the time, is heroic. I mean, it's a really, really good performance, because he had nothing to go with. I mean, he didn't have to express anything. I said, do nothing, and he really did nothing. E alla fine, insomma, ho inserito questa canzone proprio in un certo senso per fare un favore all'attore principale, a David, perché in effetti erano due settimane che lui girava senza avere nessuno con cui parlare, semplicemente ogni tanto aveva un minimo di trucco e parrucco, ma niente di che, per il resto stava in silenzio, qualcuno gli gridava qualche cosa contro. Allora, insomma, ho voluto metterci questa scena, che in realtà alla fine è una scena che è veramente un'ottima scena. Io gli dissi di non fare assolutamente nulla, non fece assolutamente nulla, e la scena è venuta benissimo. È la cosa più difficile per un attore, vi assicuro. Yeah, the world is full of actors pretending to do nothing. Il mondo è pieno di attori che fanno finta di non fare niente. Ma naturalmente ci sono anche dei registi che fanno finta di non fare niente, ma quello è un altro discorso. Ok, l'ultimissima cosa, poi proseguiamo col programma. Domandona però, rivedendolo 45 anni dopo, quando l'ho visto avevo 24 anni, venivo da tutti gli anni 70, e come dire, mi sembrava un altro road movie che arrivava dopo i film di Wim Wenders, eccetera. Se lo riguardo adesso, col senno di poi, mi sembra che non sia l'ultimo film degli anni 70, ma il primo film degli anni 80. Sia molto profetico rispetto a un clima, cioè finiva un'epoca e ne iniziava un'altra, ed è incredibilmente profetico davvero quest'aria che ho sentito questa sera vedendo il film quasi mezzo secolo dopo. C'era dentro qualche cosa che sapeva leggere i tempi in anticipo. Well, the film ends, as you know, with a car stalled on the edge of a cliff. What we didn't know at the time, but was pretty obvious soon afterwards, that the cliff was Thatcherism and the move to the right. And I think the other thing is that there is, certainly in British cinema, not that I'm comparing myself, but there are certain films that happen at the end of decades which sort of fall between the two. And so you have Peeping Tom in 1959, which was widely reviled, but actually now still exists. You have Performance in 1969, which again bridges the 60s and 70s.
And I think Ray Liotta was fortunate in terms of when it was made, that it was made in 1979, and through luck rather than anything, it kind of anticipated the future in such a way that it didn't make the film just nostalgic. Dunque, diciamo che come allora il finale del film lo avete visto, è il finale della macchina sull'orlo del precipizio, diventa da simbolico, poi diventerà molto presto anche reale effettivamente, ma credo che ci siano per puro caso ci siano nel cinema britannico dei film che sono usciti, sono stati fatti a cavallo fra due decenni, per esempio Peeping Tom oppure Performance, che alla fine sono quei film che fanno un po' da ponte fra due decenni, e probabilmente anche Radio On ha avuto questa funzione un po' di ponte, e poi questo forse è il motivo per cui questi film continuano poi a essere ricordati anche nel futuro. And the last word I'll say, because I've talked far too much, is that I always saw the film as being about technology. So in a sense it was about the future, and there's the quote at the beginning from Kraftwerk, who were also about the future, and the quote is, you know, our reality is an electronic reality. And in a way that's all that interested me. E l'altra cosa, l'ultima cosa che volevo aggiungere è che il film inizia parlando del discorso del mondo dell'elettronica, e per me doveva essere un film su quello che poi dicono appunto anche le canzoni dei Kraftwerk, e quindi per me il tema doveva essere quello. Yeah, Chris, thanks for making this movie and thanks for coming to Belgium.